A Roma, su 100.000 bambini delle scuole elementari, oltre il 60% presentano malformazioni scheletriche, la maggioranza delle quali sono destinate a diventare permanenti. Questo dato, che possiamo considerare valido anche per il resto del paese, rappresenta un primato internazionale, come quelli di Berruti, di Mennea, di Novella Caligaris. È logico che l'attività sportiva, creando quel senso di tono muscolare generale, creando già di per sé stesso un atteggiamento più corretto, crea le condizioni ideali per una correzione di un atteggiamento che altrimenti degenererebbe. Lei pratica qualche sport? Ma io insegno educazione fisica. Come trova la preparazione dei ragazzi quando cominciano? Le attrezzature sono praticamente inesistenti. Io mi domando come mai l'Italia sia riuscita ad avere un simile risultato con le attrezzature che abbiamo. Ci sono palestre, ci sono campi, ci sono delle difficoltà per far fare l'educazione fisica, ginnastica, qualsiasi sport ai bambini. Siamo nella piscina del centro Triunvirato di Bologna, dove da 4 anni l'Unione Italiana Sport Popolare conduce con bambini delle scuole del quartiere un'esperienza di educazione motoria attraverso l'attività in acqua e in palestra. Questa esperienza è particolarmente significativa perché rappresenta un esempio di integrazione tra la scuola e l'attività dell'associazionismo di base. Il Centro Triunvirato presenta una gamma di attività piuttosto ampia, che va dai corsi per adulti all'esperienza che conduciamo con i bambini della fascia d'età che va dai 3 ai 5 anni. Attualmente si svolgono e si attuano dei programmi insieme al collettivo degli insegnanti delle scuole materne al fine di riuscire a collegare l'esperienza svolta qua al centro in specifico al resto della giornata del bambino e anche al resto dell'attività che svolge il bambino nella scuola materna. Gli obiettivi principali è quello di riuscire attraverso un'esperienza motoria e un'esperienza corporea di avviare dei processi di conoscenza, di contatto con gli altri, di contatto con l'adulto anche dal punto di vista corporeo, ma anche quello di fornire delle sollecitazioni strettamente motorie anche che siano in grado di essere un utile preventivo nei confronti di paramorfismi che già si presentano nella fascia d'età della scuola elementare ma anche nella scuola materna. C'è chi vuole reagire a questa politica del disinteresse, dell'incuria, dell'abbandono. Mentana, a 20 km da Roma. Gran parte degli abitanti sono immigrati dal sud o dalle isole. Ogni giorno un pullman messo a disposizione dal comune raccoglie i ragazzi dalle frazioni per portarli al centro di formazione di nuoto dell'Unione Italiana Sport Popolare. Senti, tu quando sei venuto qui, sapevi nuotare? No. E in quanto tempo hai imparato a nuotare? 3 mesi. In 3 mesi soltanto? E adesso saresti capace, non so, di arrivare da qui fino laggiù? Me lo fai vedere? Vai. I centri UISP non sono una fabbrica di campioni, ingredienti indispensabili dello sport merce. I centri UISP sono per tutti. I genitori all'inizio si sono raccomandati perché essi hanno la paura dell'acqua e l'hanno ereditata da secoli, diciamo così, di mancanza di nuoto, evidentemente. Sì, ho paura io. Ha paura del mare. E poi a un certo momento ci hanno chiesto anche di aiutarli a sbloccare questi bambini da tutta quella serie di fobie, di paure che hanno anch'essi, diciamo così, acquisiscono meglio nel momento in cui vengono a contatto con la società.